questo è uno schifo. Un po' deprimente. Sembrerebbe a Napoli qui. Portatela tutta a casa da Grillo. Se quelli del PD avevano fatto tutto bene, loro non c'erano, ma le promesse in campagna elettorale andatele a rivedere. Qui siamo nell'ufficio del sindaco Nogarin, siamo dovuti salire perché ce l'ha detto lui, perché per ragioni di sicurezza era meglio stare lontani dalla piazza dove in questo momento ci sono i lavoratori di questa municipalizzata che è stata messa, diciamo, in sospeso alla fine del Consiglio Fiume di ieri, al margine del quale si sono dimessi il Presidente del Consiglio Comunale e un assessore. Si è deciso di rimandare il destino di questa AMPS, la municipalizzata che gestisce i rifiuti e che, di cui si è parlato in questi giorni, perché appunto le cartoline di Livorno sono state rifiuti in mezzo alla strada. È una città che si è un po' ribellata ieri sera, perché abbiamo sentito dei toni molto molto accesi. È una, diciamo, perdita dal punto di vista dell'amministrazione, un'amministrazione che alla fine è stata il cavallo di battaglia, insomma, del Movimento 5 Stelle. È un momento duro. È un momento duro, ma non è una città che si è ribellata, sono dei lavoratori che si sono ribellati, sono molti sindacalisti che erano presenti, erano più sindacalisti che lavoratori presenti nell'aura consiliare. Hanno protestato i lavoratori giustamente, comprendo assolutamente le loro ragioni e i motivi per i quali abbiamo fatto questa scelta è proprio quello di tutelarli completamente. C'è un medico, scusate, c'è un medico, chiamate l'ambulanza, è sospesa la seduta, è sospesa, c'è un medico in sala. Chiamate l'ambulanza! Azienda che noi abbiamo ereditato da una gestione del Partito Democratico con 42 milioni di debito, abbiamo fatto un bilancio verità, sì, che è stato portato in consiglio di amministrazione a giugno del 2015, il bilancio 2014, dopo è stato varato un decreto legge il 78 del 2015, poi è diventata legge 125 e abbiamo dovuto, e anche per opportunità ovviamente, spostato l'approvazione di un nuovo bilancio che è pur sempre identico al precedente, ma sposta soltanto quelli che sono i crediti inesigibili, che non sono più a carico dell'azienda, quindi non vanno immediatamente in perdita e quindi spostano la perdita di 11 milioni di euro che sono stati ribaltati per l'appunto al comune di Livorno, che è socio unico. E questo è soltanto perché noi abbiamo la piena volontà di salvare questa azienda. Ieri Beppe Grillo ha detto: noi non paghiamo per i debiti creati dal PD, ma mi perdoni, il ruolo di un'amministrazione locale in questo caso, poi vedremo insomma se e quando sarà nazionale, non è quello di risolvere comunque dei problemi, di risanare anche i debiti? Certamente, ma questo non è che vuol dire che allora tutti quanti i cittadini devono pagare gli errori di alcuni che hanno amministrato male. Noi stiamo cercando di rimettere in piedi una situazione con un segno di discontinuità netta con il passato. In passato più volte abbiamo assistito a forme di ricapitalizzazione di questa azienda, adesso per una serie di motivi. Uno, perché non ci sono le opportunità, visto il bilancio del comune, visto come soldi, la spending review ha falcidiato i bilanci comunali, e quindi siamo nelle condizioni in cui oggettivamente dobbiamo metterci al tavolino con tutti quanti. Il concordato preventivo in continuità è uno strumento di legge, peraltro uno strumento. Però tutti dicono che queste aziende, mi perdoni, che hanno crediti nei confronti della municipalizzata, non vogliono questo, ma non vogliono tutti, concordare niente. Ma tutti insomma. Chi è? Ma tutti i sindacati dicono questo. I sindacati, tutti, non è vero, perché vedrete quando ci metteremo al tavolino che non è così. Ieri erano presenti soprattutto loro, non erano presenti tutti, tutti è una mancanza di indice referenziale, non vuol dire niente tutti, cioè tutti significa che non si ha la capacità di fare un'analisi puntuale della situazione. Qui la questione è semplice, come al solito pagano i cittadini e non è giusto che paghino i cittadini un'inefficienza di chi non ha saputo governare. Noi l'abbiamo ereditata, l'abbiamo messa a nudo, l'abbiamo messa alla luce del sole, abbiamo fatto vedere le cose come stavano. Però, con sindaco, questo bilancio molto, diciamo, molto chiaro. Abbia pazienza, rinunciare a raccogliere i rifiuti per strada
Non è un po', come dire, abdicare al ruolo di un amministratore locale. Forse quella è una delle, diciamo, funzioni principali. Adesso vedere Livorno come Napoli qualche anno fa fa un po' impressione. Uno ha pensato a portare che in fondo mi pare un po' eccessivo. Tengo a precisare anche che questi lavoratori non sono neanche in stato di sciopero, non c'è neanche uno sciopero proclamato e quindi solo in stato di agitazione. Il fatto che ci si trovi in una situazione del genere la dice lunga su quelle che sono le forme di lotta. Io sono uno che tutela fortissimamente le forme di lotta, però questa non è una forma di lotta lecita. Questa è una forma di ricatto, che è una cosa differente, entra in un altro capitolo. E da questo punto di vista io ho già, anche ieri, nel discorso di apertura del Consiglio Comunale, chiesto a tutti quanti di avere un atteggiamento responsabile, soprattutto nei confronti della propria città. Ancor di più laddove si va a chiedere ai cittadini, ancora una volta, di intervenire sull'azienda. Io so perfettamente che questi lavoratori sono sottoposti a stress, hanno mille paure e d'altra parte mi dica quando riprende la raccolta di rifiuti. No, mi dite quando riprende la raccolta di rifiuti, Sara, no? Cioè per Natale. Di lui avete tuonato. Beh, no, non ho capito, mi scuso. No, volevo sapere quando riprende, sindaco, la raccolta dei rifiuti, quando lei è in grado di dirci che può riprendere regolarmente. Ma per quanto mi riguarda, torno a ripetermi, non c'è uno sciopero, non c'è uno sciopero. Ho capito, ma ci sono i rifiuti per strada. Quindi chiederò alla prefettura. Ho capito, i rifiuti di strada perché ci sono i lavoratori che si stanno sottraendo dal lavoro. Questo è un servizio pubblico essenziale, cioè non benissimo. È che... Quindi per esempio bisognerebbe far intervenire la polizia, se il servizio pubblico essenziale deve essere salvaguardato. Ma per esempio bisognerebbe semplicemente... Guardi, non credo che nella forza o nei bracci di ferro si risolvano le cose. Qui c'è semplicemente bisogno di mettersi a dialogare. Le persone stanno rischiando penalmente, quelli che si sottraggono al lavoro ne rispondono penalmente, quelli che utilizzano i mezzi per fare queste manifestazioni sono sottoposti potenzialmente a del peculato. E io non voglio andare avanti con una situazione di questo tipo. Io voglio far capire a tutti quanti che non è conveniente per nessuno, anche l'immagine che stiamo dando della città. A costo di tenere però i rifiuti per strada, le dice. Che protestano per il loro lavoro. Ma a parte il fatto che questa storia dei rifiuti per strada non è vera, cioè io ieri ho visto quando sono arrivato in comune una persona che aveva la telecamera quasi inserita all'interno di un cassonetto, mi stavo chiedendo se stava facendo un'intervista all'immondizia, perché francamente l'immagine che si sta dando è completamente distorta. Allora, questo però che oggettivamente non è neanche lontanamente paragonabile a Roma o a Napoli. No, infatti vedere quelle immagini faceva impressione, però le dice tutto poi viene amplificato. Grazie al sindaco di Livorno. Grandi responsabilità vengono dall'amministrazione precedente. Quello che noi rimproveriamo all'attuale sindaco, che per 18 mesi ha messo la cenere sotto il tappeto. L'abbiamo chiesto più volte, tutte le sigle sindacali, tutte unite, di venire al tavolo per confrontarsi e risolvere la grave situazione finanziaria dell'azienda. Ci ha sempre detto che non c'era nessun problema, aveva tutto sotto controllo, che ricapitalizzava questo fino alle ore 19 di giovedì sera. Alle ore 22 ha fatto un comunicato stampa tradendo la fiducia dei lavoratori, dei consiglieri comunali e delle imprese dell'indotto, dicendo che l'azienda andava verso il fallimento. Ci ha ingannato fino all'ultimo istante. L'unica verità è che si vuole strumentalizzare la vita di 500 famiglie, 300 lavoratori diretti e 200 dell'indotto. Il sindaco ha detto: nessuno perderà il posto di lavoro. Voi ci credete? Mente sapendo di mentire.